Vai, vai, vai. Allora, siamo qui a Piazza Campo dei Fiori, diciamo reduci dalla splendida manifestazione tenuta qui per commemorare il grande filosofo e pensatore in generale, Giordano Bruno, e Uomo qui d'azione siamo, e e di di parola e d'azione. Qui siamo con Andrea Gioia, la sua compagna attuale, il grande vate senza la R e senza la W, Giorgio Vitali, e io, modestamente, Orazio Ferniani. Allora, qui siamo nel momento topico, momento proprio critico, catarchico addirittura, come si diceva, dicevano alcune volte in televisione. Scattarristico. E quindi siamo qui per portare testimonianza ulteriore in questa grande, splendida e storica piazza alla Alle ultimissime volontà. volontà del nostro caro, amatissimo, stimatissimo professore e poi Vate. Quello che vuoi. Vate? No, abbiamo già detto Vate. Vabbè, grande uomo di grande spessore e di grande cultura che ci determinerà il suo pensiero. Allora, pigliamo l'occasione, siccome qui gli amici mi hanno chiesto le mie ultime volontà in relazione alla mia morte, che terque quaterque testiculis tactis, bisogna sempre Ah, un trattarsi, palmo dal culo mio. tre volte, aspettare un momento, poi altre quattro volte, terque quaterque Quaterche. testiculis tactis. Quindi via, lontani, lontani. Devo farlo tre volte, poi un momento, tu non lo devi fare. No, è O puoi ce l'ho. fare. Ti Sì, per esime. toccare, coglioni, coglioni. Poi aspetti, Terche quaterque. okay. Dopo di questo, vi leggerò una piccola frase per appunto arrivare. Non è che ci volevo arrivare, ma qui gli amici Mi hanno detto. ci hanno Però portato. mi ci trovavo qui con questo bellissimo libro. La La politica politica reale di Pitagora. Totale di Pitagora. Pitagora. Ricordiamoci che Giordano Bruno è stato uno dei più grandi interpreti Pitagorici. del pensiero di Pitagora. No, Pitagora ricordiamo e la la scuola conseguenza. pitagorica anche alessandrina. Sì, è ovvio. Pitagora sembrò comprendere che invece di ridurre la sapienza ad una espressione di cultura laica, era necessario formare una classe di cittadini che fosse in grado non solo di cogliere il senso più profondo della sapienza, ma anche di assumerla direttamente per renderla viva ed operante nel governo della città. Ecco perché Pitagora è un grande e che ha creato il concetto dell'identificazione tra politica e pensiero. Perché è la stessa Oh, cosa. ricordiamo che il politico è il governo della città, della La polis. polis. Ma il governo della polis può essere anche pura prassi. Invece, come ci ha insegnato il grande neopitagorico Giordano Bruno, Bruno. politica coincide, deve coincidere perché è un atto politico. Perché Giordano Bruno è stato bruciato? Perché Giordano Bruno ha fatto il fondamentale atto politico di ribellione. Disgregava il potere Esattamente. ed è lì E che il questi motivo. Ah, sono. non gli fregava un cazzo della filosofia esoterica, gli fregava al Papa che gli metteva i bastoni fra le ruote. Esattamente. È quello che noi stiamo facendo anche adesso. Ricordiamocelo. Quindi assumerla direttamente per renderla viva e operante nel governo della città. La comunità pitagorica intese così prendere il posto tradizionalmente occupato dalle caste sacerdotali che istruiscono. Ricordiamo un'altra cosa, che le caste sacerdotali di allora non erano le caste sacerdotali di adesso, erano formule diverse di sacerdozio, diciamo così. Diciamo, Ecco. ma comunque sempre caste sacerdotali, quindi non a caso ho tirato fuori questa questione. Comprendere il posto tradizionalmente occupato dalle caste sacerdotali che istruiscono i governanti ad esprimere
pienamente la funzione loro conforme, la funzione conforme come oggi, grazie agli accordi che furono presi nel lontano 1943 tra mafia, Chiesa cattolica, finanza e politica e finanza, oggi abbiamo in Italia un Presidente della Repubblica che è un mafioso e abbiamo un capo così, del governo, è vero, un uomo del Papa. È vero, ricordiamoci il Bernardo Mattarella, grande capo bastone della mandamento, del mandamento di Palermo. No, non è Palermo, ma comunque... Vabbè, insomma, è siciliano, adesso non ci ricordiamo di dove era. No, ebbe l'incarico. Bernardo Mattarella ebbe l'incarico ufficiale. Padre dell'attuale presidente. Da parte di un cardinale, che era il cardinale Ruffini, di fare gli accordi in Sicilia tra Democrazia Cristiana e mafia. Questi accordi sono vigenti ancora oggi. Se è vero che abbiamo un Presidente della Repubblica che fa solo gli interessi del papato e della mafia, in tutti i minuti, in tutti e della finanza, in tutti i suoi comportamenti. Quest'ultima, nella sua completa manifestazione, è una funzione insieme legale e sacerdotale. Pertanto essa richiede una vera e propria iniziazione allo scopo di risvegliare le facoltà umane e sovraumane necessarie a guidare le sorti di tutte le caste della polis, sacerdoti compresi. In questo senso diviene più comprensibile il moto pitagorico a considerare l'intero tessuto sociale alla stregua di una grande famiglia. E questa è la ragione perché questi signori vogliono distruggere il concetto di famiglia. E lo fanno proprio con questo scopo. Vogliono distruggere le radici individuali, comportamentali, filosofiche, psicologiche e soprattutto gli affetti, i rapporti sentimentali, che sono quelli più pregnanti. Che può controbattere appunto il potere criminale della mafia e soprattutto che aumentano la capacità critica di ciascuno e di giudizio sulla realtà che ci circonda, sul paradigma di sfondo. Ecco il perché serve. Si può opporsi al potere clericale, veramente. Può opporsi solo tutta la famiglia. Perché adesso questi vogliono portare via i bambini neonati? Ma credete che sia per caso? Li fanno ammalare. Li condizionano farmaceuticamente già prima della nascita, curando o facendo finta di contare, curare le madri in attesa di sgravarsi, no? Allora, è tutto programmato. Tu il programma, però, quando ci inviterai al tuo funerale? Terque quaterque testiculi stacchi. Per concludere. Per concludere. E poi il resto lo faremo un'altra volta.